Beh, è normale che tutti vorrebbero giocare, però io penso che da inizio anno, penso lo stesso discorso vale anche per i miei compagni, ci alleniamo tutti quanti bene, a prescindere se uno viene schierato o meno. Penso che tutti ci alleniamo con l'intensità e la voglia giusta, come se dovessimo scendere in campo titolari. Poi c'è il mister che fa le scelte Questo vale per me, ma penso che per tutta la squadra, non importa chi scende in campo, l'importante sia, penso che sia il risultato dell'Avellino, perché la squadra viene prima delle soddisfazioni personali, per quanto mi riguarda, quindi io mi alleno sempre allo stesso modo, sia poi il mister decide se devo scendere in campo o no. Quando vengo chiamato in causa cerco sempre di dare il mio contributo e spero di farlo tutte le volte che il mister deciderà di mettermi in campo. Tutti noi ci alleniamo, come ho detto prima, come se dovessimo giocare sempre. Poi siamo professionisti, siamo pagati per allenarci. Poi il mister decide gli 11 titolari. Purtroppo la rosa è di 25 giocatori, ma ne scendono in campo 11 più 3. Il mister non è più far giocare tutti quanti. Però penso che ognuno di noi a turno ha dimostrato che quando è stato chiamato in causa ha fatto bene e ha contribuito alla causa dell'Avellino. Quindi questo sa significare che prima di essere tutti ottimi calciatori, siamo un grande gruppo e anche ottime persone, ottimi uomini che si allenano sempre, zitti, senza, aspettando il loro momento, senza creare polemiche o altro. Questo merito va sia al mister che è bravo a gestire, il mister e il suo staff che sono bravi a gestire, insomma, queste situazioni, sia la società che ha scelto. Come dice sempre il direttore, prima uomini e poi calciatori. Ma io ho detto, penso solo ad allenarmi. Poi se il mister deciderà di mandarmi in campo lo farò volentieri e con la voglia giusta e con la determinazione giusta per cercare di aiutare la squadra a ottenere i 3 punti. E nel caso dovesse rimandarmi in panchina non ci sarà nessun problema perché in questo momento soprattutto che mancano 12 partite alla fine ognuno di noi vuole il bene dell'Avellino e cercare di fare qualcosa di importante. Quindi io spero solo che l'Avellino vinca, poi chi scende in campo per me è uguale, è indifferente. In Serie B sono tutte gare difficili, non esistono gare facili, quindi mi aspetto una gara contro una squadra che secondo me rispetto al girone di andata è migliorata, sia sotto il profilo della qualità che anche dell'intensità. Sicuramente è una gara difficile, poi fuori casa in un campo insomma non facile, dove comunque anche storicamente se non sbaglio l'Avellino anche l'anno scorso, se non sbaglio, con Lanciano un po' faticato nei due confronti, quindi sicuramente sarà una gara difficile, però noi, ho detto, in questo momento dobbiamo sfruttare questo entusiasmo, questa spinta che abbiamo e la condizione atletica ottimale che abbiamo e cercare di fare la gara come abbiamo fatto con il Bari, ma come abbiamo fatto penso ultimamente ogni partita. Poi il risultato insomma è una conseguenza anche di episodi fortunati o episodi dove siamo stati più bravi degli altri. Ma penso che questo sia proprio la caratteristica di questo campionato, la Serie B, che è molto un campionato basato molto sull'intensità. Non a caso il Carpi, secondo me, in questo momento è la squadra che gioca con una maggiore intensità rispetto alle altre squadre ed è meritatamente prima in classifica. L'abbiamo visto anche contro di noi, fino al 90esimo andavano fortissimo, quindi sicuramente non è facile, ma il mister con i preparatori atletici sicuramente sapranno cosa fare, non compete a me insomma, giudicare insomma, il lavoro loro, quindi penso che abbiamo uno staff e un allenatore che sono in grado di gestire questa situazione, ma lo stanno dimostrando insomma, che anche contro il Bari abbiamo fatto penso 60 minuti di intensità elevatissima, anche perché nel momento che siamo scesi un po' è uscita fuori la qualità del Bari, perché insomma il Bari ha veramente le qualità dei singoli fortissimi che appena li lasci un attimo di spazio possono crearti problemi. Lo sapevamo questo, abbiamo fatto una gara dove abbiamo speso molto, ma abbiamo fatto benissimo secondo me. Quel momento, più che la parata, è stato anche un po' di fortuna che la palla è rimasta lì. Nel caso avessi respinto la palla c'era Boateng pronto a metterla dentro. No, in quel momento non ho pensato a niente, sinceramente ero talmente concentrato sulla gara che ho pensato solo a fare il bene della squadra e basta. Poi un episodio che sono contento, insomma, che sono riuscito a evitare il gol e basta.
Non a caso quando abbiamo sempre la spinta dei tifosi facciamo sempre grandi prestazioni. Sicuramente, ma lo si vive non solo il sabato, si vive anche durante la settimana. Il calore dei tifosi per strada, insomma, quando uno esce magari di casa. Sicuramente è un'euforia che fa bene a noi, fa bene alla città, fa bene alla squadra, fa bene a tutta la piazza, perché comunque questa è una piazza che quando c'è entusiasmo può veramente togliersi grosse soddisfazioni. Quindi sono contentissimo di essere qui e speriamo di dare sempre gioia ai tifosi, perché insomma giustamente loro pretendono da noi sempre il massimo impegno e penso che quest'anno lo stanno ottenendo, a prescindere poi dai risultati, insomma. Ma i numeri a volte lasciano anche il tempo che trovano, che poi la differenza, ogni partita è una gara a sé, secondo me, in questo campionato soprattutto, dove insomma i valori delle squadre sono molto, è molto livellato il campionato, sono molto simili. Sicuramente noi stiamo facendo un ottimo giro di ritorno e penso che, come diceva lei giustamente, il giro di ritorno è un altro campionato. E seguendo l'anno scorso la Serie B ho visto che insomma l'Avellino ha fatto un giro di andata stratosferico e il giro di ritorno insomma era un po' calato, quindi la dimostrazione che basta, in questo campionato basta sbagliare 2-3 partite che viene subito risucchiato nella zona calda. Noi secondo me siamo stati molto bravi nel periodo clou, prima delle 4 vittorie consecutive, a rimanere uniti, lavorare testa bassa e penso che quelle 4 vittorie consecutive ci abbiano dato una spinta ulteriore per fare questo finale di stagione bene, insomma. Ma io penso che queste partite, siamo arrivati ad un punto dove queste 12 partite debbano essere 12 finali, ma proprio pensare gara dopo gara, partita dopo partita, perché ogni partita può essere fondamentale per ottenere un obiettivo importante. Poi sicuramente noi sì siamo lì, c'è la pressione della classifica, ma sicuramente abbiamo meno pressione rispetto a altre squadre che erano state costruite rispetto a noi con altri obiettivi. Quindi noi possiamo solo avere tutto di guadagnato da queste partite, spero che la squadra possa interpretare così queste 12 gare rimanenti. Poi l'importante è dare sempre il 1000% e scendere in campo sudando la maglia e facendo il possibile per ottenere la vittoria. Se gli altri saranno più bravi di noi, batteremo le mani e stringeremo la mano. Ma comunque ha un parecchio vantaggio il Carpi, non è facile. Penso che loro debbano sbagliare 4 partite consecutive per essere risucchiati. Però detto questo, qui è un campionato strano, mai dire mai. È normale che se loro continuano a giocare con l'intensità con cui stanno giocando, penso che sarà dura per loro perdere il campionato. Poi io mi auguro che per noi che loro possano attraversare un periodo negativo e possano essere risucchiati nella lotta promozione playoff, insomma.